Il coreano rifila sei gol al Bellare, accentando anche Trellini. La squadra adriatica viaggia una media di 5 reti a partita. Dall'avvento del nuovo anno sono infatti 20 le reti incassate. La gara inizia subito con il marchio ospite. Vitaioli centra la traversa da calcio piazzato, prima che Montebelli, con un'azione di forza e con la complicità anche del portiere di casa, trovi il pertugio giusto per 1-0. Il raddoppio lontano ad arrivare, Franca sulla destra va via anche lui di forza e infila nell'angolo alla propria sinistra l'estremo Pasini per il 2-0. Il Trisia invece è da applausi e giunge 3 minuti più tardi con uno scavetto dalla distanza. Vitaioli inventa il gol della domenica cogliendo Pasini preparato e leggermente avanti. Primo sussulto bellariese con questo colpo di testa di Chiussi su assist di Magnani, bloccato senza problemi da Leardini. Sarà l'unica parata del portiere ospite. Alla mezz'ora ancora Vitaioli centra la doppietta incuneandosi in area avversaria, battendo nuovamente questa volta l'incolpevole Pasini. Siamo sul 4-0. Ci sarebbe gloria anche per Ricci se non fosse per Pasini, che blocca da posizione ravvicinata il tentativo del numero 4. In chiusura di tempo lo stesso Ricci chiama la respinta di piede Pasini. Sul proseguimento dell'azione Ricci serve a Vitaioli, che dall'altra parte chiama Pasini all'intervento. Nella ripresa neppure il tempo di sedersi che Ricci sorprende Pasini, altra incertezza dell'estremo di casa, e cinquina coreanese. A questo punto Vitaioli emette il suo personal show, prima centra il legno su azione, poi la traversa direttamente da calcio piazzato, prima che finalmente possa centrare la terza rete di giornata. Il coreano però non demorde e vuole trovare ancora la via dei gol. Il tentativo di Andrea Pasini viene ribattuto poco prima della linea di porta. Bellare, che dall'altra parte va alla conclusione con Federico, ma alza la mira prima che nel finale il coreano sfiori nuovamente la rete con Borgini. Pallone fuori di un nulla.